Salve ragazzi, oggi sono tornata per parlarvi di Xiaomi Mi Note 10. Sembra veramente strano dirlo o addirittura pensarlo, figuriamoci averlo tra le mani. Siamo già approdati nell'era della pentacamera. Sicuramente Mi Note 10 è un flagship senza precedenti, perché è dotato di un sensore principale da ben 108 megapixel, prodotto da Samsung, con una risoluzione fotografica che pare superi di 12 volte la risoluzione del 4K. Ovviamente noi dobbiamo sempre ringraziare il nostro partner Sconticina per avercelo fatto avere in brevissimo tempo. È importante che io vi ricordi che tra qualche giorno esce la recensione di Smartisan Note Pro 3. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati e non perdervela. Ma adesso basta parlare, vi lascio al video. La confezione di vendita è abbastanza semplice, classica linea di Xiaomi. È una scatola nera di cartone. All'interno troviamo il device, molto bello. Questa colorazione poi è spettacolare. Poi, come avete potuto notare, troviamo anche ovviamente la spilletta per la rimozione delle SIM e la cover, che è in silicone trasparente, né troppo rigida né troppo morbida, bella spessa però. Questa cosa mi piace. E il cavetto Type-C ovviamente per il caricatore. Il caricatore in questo caso è, ha già la presa europea. Noi abbiamo scelto questo colore bellissimo, che è Aurora Green. Il taglio è 628. È bellissimo, veramente una sensazione stupenda averlo tra le mani. Ma andiamo a parlare adesso della fotocamera, che è la cosa che secondo me mi interessa un po' di più in questo momento. La fotocamera è così strutturata: ha un teleobiettivo da 5 megapixel con zoom ibrido 10x e zoom digitale fino a 50x. Ha un'altissima risoluzione, il sensore da 108 megapixel, che è il sensore principale. Poi abbiamo il sensore delle macro da 2 megapixel, una fotocamera per modalità ritratto da 12 e un ultra grandangolare da 20 megapixel. Ha un display AMOLED curvo 3D da 6,47 pollici e una protezione Gorilla Glass su entrambi i lati. Il peso è abbastanza importante perché è di circa 208 grammi, perché chiaramente avendo una batteria così grande da 5260 ampere, ovviamente non poteva, diciamo, pesare meno. Anche lo spessore è uno spessore abbastanza importante, appunto da 9,67 mm. Per quanto riguarda il caricatore, ha un'uscita da una potenza da 5 ampere, promette quindi una ricarica completa in 65 minuti. Andiamo ad accendere il device, lo accendo proprio insieme a voi mentre sto registrando questo video. Ecco qua, arriva il prodotto già con la MIUI 11. Andiamo a impostare la lingua. Italia. Poi ovviamente tutto il resto lo imposterò dopo, lo configuro dopo. Non è il momento questo. Scheda SIM, che la inserisco dopo. Andiamo avanti. Ovviamente voglio impostare l'impronta digitale per provarla fin da subito, a vedere come funziona, se è veramente veloce come dicono, perché lo schermo è molto sottile, quindi sembra che l'impronta digitale debba andare una scheggia praticamente. Questo è l'effetto del display acceso, display curvo acceso. Come potete notare, l'impronta digitale appunto è abbastanza veloce. Questo è il display, bellissimo. Poi qui abbiamo la fotocamera, che è la cosa che attualmente mi interessa di più, perché appunto è un 108 megapixel, quindi non vedo l'ora di provarlo, di testarlo. Questa è l'interfaccia, abbiamo l'intelligenza artificiale, l'HDR, tutte le classiche impostazioni, è molto completo. Abbiamo video, slow motion. A breve, come già ampiamente detto, sta per uscire la recensione di Smartisan Note Pro 3, ovviamente datemi un paio di giorni. E nulla, poi chiaramente uscirà anche questa qui di Mi Note 10. Se foste interessati ad un confronto tra i due prodotti, lasciatemi qui sotto questo video un commento. Io poi valuterò se prendere l'esame o meno, la possibilità appunto di creare un video in cui metterò a confronto entrambi i prodotti con le loro peculiarità, le loro caratteristiche principali. Appunto in base alle richieste che magari mi farete e in base all'interesse che dimostrerete. Per saperne ovviamente di più dovete attendere la recensione, che arriverà chiaramente tra qualche giorno. Mi serve il tempo appunto per testare bene questo nuovo prodotto e per appunto poi darvi le informazioni più accurate possibili. Ovviamente vediamo se effettivamente questa batteria
promette, mantiene quel che promette e se anche la fotocamera da 108 megapixel fa quel che dice. Niente, io adesso vi saluto e vi ricordo che appunto tra qualche giorno esce la recensione di SmartSan Nat Pro 3 e nulla. Vi ricordo come sempre di iscrivervi ai nostri canali e di attivare la campanella di notifiche per non perdervi nessun video. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!